Il tempo continua ad essere splendido. Una situazione particolarmente favorevole in una foresta pluviale. Niente sembra ostacolare la ricerca di Vincenzo. Ovunque l'ambiente brulica di vita. E a un certo punto, a metà mattina... Venite! L'ho trovato! Finalmente ho trovato il vero serpente corallo! È qui! Venite, venite! È qui! È proprio qui! È fermo, immobile! E questo è un vero serpente corallo! Eccolo, finalmente! Il grande ingannatore! E lo si riconosce perché il rosso è vicino al giallo. Devo stare molto attento perché questo serpente è veramente estremamente, estremamente velenoso. Misurerà più o meno 50 centimetri, forse qualcosa meno. Però in questa specie riescono a raggiungere gli 80 centimetri di lunghezza. E le femmine sono più grandi dei maschi. È un serpente estremamente velenoso. Nonostante questo, soltanto lo 0,9% degli attacchi mortali è dovuto a questa specie. Questo perché il serpente corallo non è molto aggressivo. E comunque mette in atto delle manovre, delle strategie. Adesso sta uscendo. Vieni qui. Delle strategie. È partito. Da subito un saggio della sua agilità e velocità. Ecco qua. Buono, 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 buono. Vincenzo deve fare appello a tutta la sua esperienza per trattenerlo. Fermo, fermo un attimo. Dicevo, mette in atto delle strategie per cui mi avverte quando vuole mordere, inizia a mettere la testa sotto le foglie, inizia a muovere la coda come sta facendo in questo momento. È difficile da maneggiare. Cerca di nascondersi, vedete, non sta cercando di mordermi. Ecco. Devo dire che c'ho il cuore che batte forte. Eccolo, questa è una minaccia. Una minaccia da prendere sul serio. Fermo un secondino solo. No. Ok. Stavo dicendo che la maggior parte degli attacchi sono dovuti a degli incidenti, a degli errori. Una persona che lavora in giardino, mette le mani in un cespuglio e lo trova, può essere morso facilmente. Il veleno è potentissimo. Anche se devo dire la sua bocca è piccolina e anche i denti non sono tanto grandi. Quando morde però sbatte la testa per spremere il più veleno possibile. Eccoli i colori sgargianti del vero serpente corallo. Il meccanismo sembra apparentemente semplice. I predatori che lo attaccano ricorderanno facilmente questi colori ed insegneranno ai loro cuccioli che significano morte. Sì, però c'è un problema. Se un potenziale predatore si avvicina al serpente corallo e viene morso, il predatore muore. E i morti non hanno memoria. Per cui non ci sarebbe tra i predatori la tradizione di non avvicinarsi a questo animale, perché nessuno se lo ricorderebbe che questo animale è pericoloso. Ma allora a cosa gli serve essere così colorato? Che tipo di mimetismo è il suo? La spiegazione è semplice. Anche il corallo, come il falso corallo, imita un terzo tipo di serpente. Un serpente non così velenoso, ma mediamente velenoso. Un serpente di cui i predatori conservano un ricordo. Dunque, il vero serpente corallo fa esattamente la stessa cosa del falso serpente corallo. Sono due ingannatori, perché imitano un altro serpente molto più diffuso, chiamato Erythrolamprus. I predatori morsi dall'Erythrolamprus stanno male, ma non muoiono, e non attaccheranno in futuro nessun serpente che gli somigli, insegnando la stessa cosa ai piccoli. Ricordate? Mimetismo, in greco, significa imitazione. Questa è una classica strategia scoperta, descritta nel 1956 da Merters.
Per cui questo viene chiamato mimetismo di Mertens. Guardatelo bene questo serpente. È lui il vero imitatore, l'artefice dell'ultimo inganno del serpente corallo. E sta andando via. Colori, mimetismo, sopravvivenza. Il serpente corallo è uno dei protagonisti di questo grande gioco della foresta del Costa Rica.